dato che emerge più con forza in questo suo cammino fatto insieme con noi è la capacità, anche nelle situazioni di grande difficoltà in cui ci siamo trovati in questi anni, di infondere speranza. Quindi anche nei momenti più difficili il suo sguardo sugli eventi, sui fatti era sempre uno sguardo che si faceva carico della difficoltà, ma sempre con una grande, sguardo, un grande sguardo di speranza e di incoraggiamento. Monsignor Lanfranchi è stata una figura importante, un punto di riferimento non solo per la nostra Chiesa, ma per l'intera comunità civile, con questa sua capacità di ascolto e anche di proposta che tante volte così è emersa anche nelle lettere alla città. Quindi credo che la risposta corale sia il riconoscimento di questo suo magistero così condiviso anche da componenti non ecclesiali. Cosa lascia in eredità il vescovo Antonio? Sicuramente egli ha lasciato un segno importante, un solco importante perché era nella fase anche di programmazione della diocesi, di aggiornamento, diciamo così. Con un invito pressante anche a riscoprire per il nostro presbiterio, per la nostra Chiesa, quella comunione che è indispensabile, se vogliamo, per un annuncio fecondo del Vangelo qui a Modena. Quindi, ma credo ci sarà tempo anche per sedimentare con la grande eredità che Monsignor Antonio Lanfranchi ci ha lasciato. Un episodio legato al vescovo Antonio che le è rimasto nel cuore. Guardi, ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare. Quando all'indomani del terremoto si è fatta la veglia di Pentecoste a Finale Emilia. Mi ricordo che poco prima della celebrazione, proprio all'ingresso, la commozione profonda del vescovo dinanzi a quella folla di persone che avevano vissuto e che stavano vivendo una prova così grande. E poco prima dell'inizio della messa, proprio il suo pianto, la commozione, anche un po' la preoccupazione per reggere sino alla fine, no, la celebrazione. Proprio era il segno, lui che era un carattere abbastanza riservato, però dietro a questa riservatezza c'era una grande partecipazione, una grande compassione, una grande condivisione soprattutto delle sofferenze delle persone di cui era pastore. Infine, la malattia. Come ha vissuto il vescovo Antonio la sua malattia? Guardi, l'arcivescovo ha vissuto la malattia come un combattente, quindi non si è mai sottratto a quelle che erano le terapie, anzi con grande scrupolo, con grande precisione. Ha sempre seguito quelle che erano le indicazioni dei medici e nello stesso tempo anche il suo abbandono alla volontà del Signore. Quindi tante volte più che essere io a incoraggiarlo, era lui a incoraggiare me. Quindi questo, ho presenti alcuni colloqui nei quali l'arcivescovo appunto mi esortava a non perdere la fiducia, anzi, a dire coraggio, vedrai che andiamo avanti.